fratture del collo del femore sono certamente un indice importante per, sia per la regione che a livello internazionale. I pazienti over 65 devono essere operati entro 48 ore. Il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale dell'Ellis di Rieti da circa un anno ha intrapreso un percorso nuovo con varie sinergie delle varie unità operative, e dal pronto soccorso alla rianimazione, alla cardiologia, e riusciamo in questo modo a ristabilire quello status del paziente e quindi riattivando nell'arco di un giorno post intervento anche una mobilizzazione attiva del paziente stesso. Siamo arrivati attraverso questo sistema da un indice nel 2014 molto basso fino a raggiungere in media un 62% nel 2015, con delle punte anche del 90% come è stato agosto. E abbiamo fatto questo grazie alla direzione sanitaria che ci ha permesso di unire più forze e ottenere dei buoni risultati. Questo è un indicatore importante perché misura la qualità dell'assistenza della nostra unità operativa. È un indicatore che correla strettamente con il rischio di complicanze, con il rischio di mortalità, con il rischio di disabilità dei pazienti che quindi sono sottoposti all'intervento chirurgico per frattura del femore. Dietro questo importante risultato, quattro parole chiave: professionalità, organizzazione, interdisciplinarità, motivazione.